iniziato oggi allo stadio Sinigaglia di Como il posizionamento dei tornelli. Le operazioni dovrebbero concludersi domani. I lavori per adeguare l'impianto alla Serie B sono partiti lo scorso 31 agosto, di fatto a meno di una settimana dall'avvio del campionato per il Como. Finché tutto non sarà a posto, la squadra giocherà le partite casalinghe a Novara. La prima è in programma sabato alle 15 contro il Livorno. L'obiettivo della società azzurra è utilizzare la struttura sportiva in tempi rapidi, a partire già dal prossimo 22 settembre. Le operazioni, confermano da Viale Sinigaglia, stanno procedendo, seguirà poi la fase delle verifiche e dei controlli. Intanto sul fronte sportivo è già iniziata la preparazione per gli uomini di mister Sabatini in vista appunto della sfida contro il Livorno, formazione che domenica ha debuttato con la vittoria per 4-0 contro il Pescara. Il club, per venire incontro ai tifosi costretti allo spostamento a Novara, ha stabilito prezzi ribassati: 10 euro per la curva, 20 per la tribuna coperta, 50 per la tribuna d'onore. I tagliandi saranno a disposizione nei consueti punti vendita fino a venerdì 11 settembre alle ore 13.